Dunque, buon salve signori, ben ritrovati. Dove ci eravamo lasciati? Perché nel mentre ho registrato 4-5 puntate di qualcos'altro e devo far mente locale. Allora, Perm sta venendo assorbito. Siamo in Trussa ancora per un annetto con Novgorod, che poi questo qua è il nostro biglietto da visita per prenderci anche Odoyev, probabilmente. Continuo a mandare a fare in culo Astrakhan da qualsiasi posto esista e dobbiamo probabilmente sminchiare sta roba qua, iniziarla, ma non puedo perché il mio prete no es fuerte. Però guarda te, casca proprio a pennello. Yaroslav Takhmakov. Lei viene assunto subito, vediamo se c'è dato un po' più di fuoco. Oh, vacca cane, ci vuole veramente poco per convertire quella roba lì. Però questo è. Allora, missioni, signori, missioni. Bene, questo qua lo si fa in automatico. Ovd lo prendiamo poi dopo. Penso proprio che andremo per questa. Bisogna avere 10 province per soggiogare i Kazani. 10 province. E questo ci dà un conquistador. Che non so se è utile, se non ho le idee quelle di espansione là, qualcosa. E 2% di missioni strength, anche questo is very bueno, quindi sì. Allora, noi ne abbiamo 4, ne servono 10. Vediamo un po'. Questa qua ce la prendiamo. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Tecnicamente potremmo solo prendere quel pezzettino qui, oppure potremmo andare su fino a Perm e prenderci anche questo e poi creare uno stato anche qui in alto. Vabbè, un po' di roba gliela possiamo fregare sotto gli occhi. E Kazan, se io gli dovessi dichiarare guerra, Entrus con Nogai, quelli là, se dovessi dichiarare guerra chiamerebbe dentro Uzbek e Changatai, e sono un bel po' di gente, né, comunque. Adesso non so da dove arriva tutta sta gente qua, ma tant'è, io la rischierei lo stesso. Guarda quanto Guarda quanti puppet che abbiamo. Adesso eliminiamo Per, ma poi forse qui non so se annettiamo, probabilmente sì, o se poi facciamo a fin fine un altro puppet, quello non ne ho ancora idea. Comunque, buono. Sono anche dell'idea di dare alla chiesa il Patriarch Land Rights per avere questa governing capacity più 100. Alla fin fine gli dà sia influenza che però lealtà, quindi secondo me ci potrebbe anche stare. Spero di non stare a fare cazzate. E dall'altra parte penso di fare ancora Sisland, giusto perché sono tutti abbastanza cicciosi. E insomma, la vita va avanti. Va buono. Spero di non essermi dimenticato qualcosa nel mentre, signori, mi preparo, ci prepariamo per l'invasione di Kazan. Ho aspettato che Perm fosse inglobato, infatti come potete denotare là in alto, e ora è tutto bello color mosca. Non ricordavo, non sapevo se dichiarando guerra mentre sta inglobando magari si interrompeva il processo. Credo di no, però tanto mancava poco e siamo lì. Intanto ho preso anche le religious idea, che non servono assolutamente un cazzo per il semplice fatto che tanto non abbiamo punti, però tanto per almeno ci portiamo avanti. E iniziamo, visto che abbiamo preso un pezzettino là che si fa la svelta, a situare anche quello in modo da prendere un po' di fervore, un po' di situ, eccetera, eccetera. Allora, penso che fra 15 giorni attaccheremo Kazan, perché è arrivato il momento di farci sentire. Abbiamo anche finito la truce con Novgorod, però prima vado di qui, poi vado di là, adesso che è tornato anche Giampaolo. Tra l'altro noi stiamo facendo improve relation, questo qua era quello automatico, lo tolgo e appena posso gli faccio... Tra l'altro non so neanche se posso... Sì, posso fare reconquest per Yukek. Yukek, lol. Allora, quindi... Bill Spy Network? Ah, è vero. No, prima gli dichiaro guerra e poi lo Spy Network, sennò tutte le volte mi fa: hai appena mandato un coso a loro, non potrai mica ripigliarlo. Allora, Reconquest mi pare costi di meno, giusto? Yes. Abbiamo già dei tizi messi un po' come il maiale, ovviamente, ma è giusto così. Sì, penso di andare per la capitale, quindi a un certo punto questi vanno qua, questi vanno là. E questi stanno fermi qui dietro a guardare. Non so che nemici aspettarmi, nel senso che so che hanno un alleato da qualche parte lì nella nebbia, immagino dal nome, ma non so quanto sia forte o
in quanti siano veramente. Un'approssimazione. Ah, tra l'altro, siamo 84 di prestigio. Questa cosa qua mi sta sul cazzo, ma facciamo, andiamo da astracazzo. E questo qua se mi fa piacere. No, dov'è? Placate Local Ruler. Abbiamo placati? Sì, ho perso già il coso. Comunque lui frega ancora un cazzo. Anche se io ho placato il Local Ruler meno 10%. Vediamo se alle lunghe riusciamo a toglierci questo fastidio che hanno nei nostri confronti totalmente a caso. Supply limit 19, no, è sbueno. Ecco mio, sono sicuro che in qualche maniera lì tu ci puoi arrivare. E lui fa invece, non ci posso arrivare in nessuna maniera, t'attacchi, Brad. Boh, io però finché non viene giù Kazanda qua non mi muovo, quindi sarà una cosa abbastanza noiosetta, probabilmente. Tanto finché non viene giù quello non mi splitto. A loro sono andati là sotto con i 21k. Potremmo anche andare... Dove sono le nostre truppe speciali? Eccole qua. Ah, mi rimangio quello che ho appena detto. Si va tutti a sud a cercare di whippare immediatamente Gianfranco là sotto. Vediamo se ci arriviamo celermente. Tanto qua l'assedio mi pare sia abbastanza veloce. Quindi sono moderatamente contento. Questi qui dovrebbero andare più sotto. E già che ci sono glieli butto dentro così. Tutti dentro a Sarai, sì, me la ricordo Sarai. Gli ottomani ci hanno annunciato come nuovi nemici, lo so bene, perché questa è una questione veramente spinosa che a un certo punto ci arriverà nel muso. Sì, penso che ce l'abbiamo fatta a batterli, non troppo easy, e tutto il nostro pool di riserve probabilmente ne soffrirà, ma tant'è. Prendiamo Orda e poi dopo risaliamo, intanto sto qua a Sarai a recuperare un po' di manpower. Niente, se c'è qualche scontro bellino da vedere magari riprendiamo, se no normale amministrazione. Vediamo anche se possiamo mandare lo spy network giusto per rendere più veloce anche solo di un minutino tutta la situazione, non è male. Mi è già venuto il colera a combattere contro sta gente, vi giuro, il colera mi è venuto. Non sono né forti né niente, rompe solo il cazzo che sono province tutte senza sviluppo, che puoi tenere solo 3 stronzi per volta e loro ovviamente vincono, cioè non è che vincono, però ti fanno perdere un sacco di tempo con sta stronzata, qualcosa che stai sparando. Kazan, tanto adesso andiamo a prendergli il giro là sopra il forte e una volta che l'abbiamo fatto gli chiedo anche qualcosa. Potremmo chiuderla ora? Con il minimo, non posso chiedergli neanche dei soldi in più, il minimo necessario, potremmo chiuderla ora, ma no, voglio qualcosina in più per quanto mi hanno rotto i coglioni, non mi interessa se devo smenare popolazione, vaffanculo, ma te guarda che rottura di palle sta gente che ci vuole un anno per conquistare i territori nella penombra e dopo non gli puoi chiedere neanche le reparation, no, non voglio i soldi, voglio le reparation, voglio le reparation, mi interessa niente, le reparation. Noi le riparazioni però non ve le paghiamo. Ascolta, ma hai rotto veramente il cazzo. Tutti i soldi che puoi darmi. Buono. 51.674, li voglio allo spicciolo. E mi levo dalle bolas. Allora, tecnicamente noi abbiamo 4 regioni, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gli lascio lì la capitale, così la prossima volta gliela ripiglio di nuovo se voglio. E dovremmo aver fatto la missione. Chiudiamola qua perché veramente mi avete fatto venire l'acidità di stomaco, Giuro, mai avuto una rottura di coglioni tanto grande. No, in verità forse. Però mi sembra l'incubo, giuro, l'incubo di andare a combattere come in Earth of Iron in sti posti qua, in mezzo al niente, dove non c'è assolutamente... Ma giusto loro con i cavalli possono starci. Abbiamo soggiogato Kazan, nonostante non mi sembri proprio. Noi lo abbiamo fatto e abbiamo completato la missione, dandoci anche quel conquistador, che tecnicamente dovrebbe essere un generale. Vediamo se glielo posso dare a questo. Eccolo qua. Nazairi von Buxohevden. Va bene. Lui qua posso dargli la missione. Vabbè, adesso deve tornare. Però immagino di esplorare ste cazzo di penombra e pulirla un attimino. Almeno vado a vedere cosa c'è di là. Buono, fatto. Andiamo a livello 7 di sta cosa qua. E andiamo a cambiare i nostri bei fucilozzi. C'è un sacco di roba che possiamo convertire adesso. Quindi io direi di iniziare con Kasimov, che se no ogni 3x2 c'ha qualche rottura di palle. Dov'è che si girava? Mi pare qua. Dov'è che lo dice? Non ricordo. Ci dovrebbe essere tipo, ora puoi cambiare quello? Noi abbiamo il large bronze così. No, però. Stupido io, è sempre quella la storia. Cambia niente. Visto male forse che potevamo fare l'evoluzione a livello...
Rincoglionendo. Boh, può darsi, allora a questo punto mi conveniva farlo subito. Allora, la situazione è stata fatta, io sto costruendo chiese, adesso ci vorrà un attimo, aspetto di rimettere insieme l'armata e poi andiamo per Novgorod, che chiamerà dentro Lituania, e spero solo quella, senza la Polonia e quant'altro, e dovrebbe finirla, mi sa che lo scopriamo subito da qua, se gli faccio tipo declare war, e solo dentro la Lituania, perfetto. Ah, brutta storia però, io volevo che tirasse dentro anche il junior partner qua, is a vassal. Beh, immagino che lo chiamerà dentro e posso prenderlo direttamente dalla Lituania. Mi interessa più prendere questo che Novgorod a un certo punto, quindi tutti i punti li spenderò per quella cosa lì. Oddio, dopo non so quante rivolte di gente incazzata perché la stiamo convertendo, perché gli abbiamo invaso la popolazione o per qualsivoglia motivo, forse abbiamo messo in riga tutto per poter fare guerra a Novgorod e prenderci Odoyev, se Dio vuole. Se poi funziona come funziona la mia testa, perché non è che sia sicuro al 100%. È morto però il nostro re, e quindi c'è il rischietto, eh? C'è il rischietto che si vada in personal union, ma sono fiducioso che il nostro reggente, regnante, sappia sfornare fuori figli come conigli a breve. Ecco, gli ho fatto un paio di matrimoni con la Polonia e l'Estonia, quindi speriamo che la situazione sia quella giusta. Ora, andiamo a dichiarare guerra, abbiamo addirittura 100 qua e 100 là, vabbè 30 perché ne ho spesi 20 per fare la situazione, take colonets, confirm. Mentre la Lituania non è contenta di questa cosa, noi ce ne frega un cazzo, io attacco direttamente i tizi nell'Olonets là in alto, e allora posso spegnere questo qui di Perm, che non mi serve a niente. Lo fai spegnere per piacere, grazie. Teniamo accesi quegli altri, così se vogliono fare il giro, ma in verità posso spegnere anche questo qua della capitale, perché se vogliono arrivare... Beh no, la capitale... magari teniamola accesa, ecco. Questo qua dietro però spegniamo. Tac. Per il resto mi sembra che siamo... ben posizionati. Allora, obiettivo non fare, boh, prendo queste due regioni qua subito qua davanti, aspetto che lui finisca velocemente qui sopra, velocemente lo sto facendo con le dita perché non so quanto ci vorrà a fare la situa. Comunque ecco che li abbiamo presi, li abbiamo pestati, prendiamo Olonez, poi prendiamo Tekilili lì e quello che c'è e aspettiamo di vedere. Asmir occupied, siamo stati veloci, c'è da dire che sono abbastanza vicini qua, quindi potremmo anche già entrare un pochino di più. Non mi piace però che ci vuole. Aspettiamo di prendere questo e poi il castello. Tra l'altro, chi è che aveva i cosacchi? Questi qua sopra. Quindi tu vai lì e pigliati questo. E Novgorod ci ha sgamato le spie, ma direi che ormai è un po' tardi per quello. Gigino e Gigetto. Vediamo, aspettiamo. E anche quella roba qua ovviamente deve essere presa velocemente. Allora... secondo me 25 è meglio di 0, quindi per ora lo tengo qua a Novgorod, ma appena possibile, anzi in verità subito, posso fare... ah, si può fare... però spero che questo 100 valga anche per quella cosa lì. Infatti lo vediamo dal meno 21, se va subito bello alto, meno 14, non lo chiamerei bello alto, ma... tant'è. I tizi sono andati a riga? Ah, è vero, perché l'avevo fregata all'impero. Ma... io non ho problemi, andiamo subito a combattere. Preferisco andare subito a combattere e togliermi dalle palle tutta la faccenda. Tra l'altro Riga è un bel cazzo nel culo, né? Se vogliamo essere totalmente onesti. Loro da lì scappano, vediamo se riesco a tagliarli in qualche maniera. Direi di no. È nato un bambino? Wow, ma è stupendo questo bambino! 1-2-0! Wow, la successione è salva, ma sono proprio... no, aspetta, questa qui è tipo di... eh no, questo è Leir, questa è la moglie, Svetlana, grande, 4-0-3, con un Vasili, vai, bellissimo! Ma che cazzo... mi faceva diseredare? Non c'era il tasto per diseredare, Gnari? Porca vacca, si fa cagare... dannati lituani, si sono belli lanciati là sotto nelle province, loro fanno quello che vogliono, però intanto qua abbiamo fatto fuori Gianfranchi, io vado a prendere quello sui 13k. In verità vado a prendere piuttosto quella cittadina lì perché mi sembra più utile. Sa mai che i nostri amici qui facciano qualche cazzata. Allora, richiamiamo indietro questo che non serve assolutamente niente lì e vediamo se riusciamo a tagliare le gambe un po' ai nostri amici. Adesso qua è un po' il magna magna fuggi fuggi secondo me. Infatti, guarda come scendono. Come se la stanno dando alla gallica.
Allora, amico mio, secondo me qualcuno lì tra l'altro le ha prese dei lituani, lol. Oh yeah, baby. No, no, amico, non scappi dal castello. Dal bel castello, 20k contro 20. Oh, sono riusciti a uscire, non ci credo. Dannati, dannati, dannati. Vabbè, hanno perso quel pezzettino lì. Ci buttiamo all'inseguimento. Vediamo se riesco a... Qualcuno prendiamo, Ok, 40 contro 40. Qua vince il migliore. Io ho il generale migliore. Ma loro forse sono più forti di noi. Manco per il cazzo. Manco per il cazzo proprio. Buono. Mi fa pure ridere, eh? Così a stracane ha abbassato un attimino la cresta. Si prende due schiaffi nel muso. Stanno belli scialli. Oh, che bello. Quindi l'esercito lituano alla fin fine lo ha preso nell'anno. Perché sto perdendo 9k? Forse per rifornire i Gianfranchi qua. A me l'unica roba che interessa adesso è prendere quella città lì. Poi andiamo a Odoyev. Ci vorrà ancora un po', ci vorrà. Probabilmente ci faremo tutta la puntata in questa guerra qua. Dopo averle prese là sotto c'è stato un tentativo di nuovo di venire qui sopra, poi sono scappati, intanto noi ci siamo mangiati lì in mezzo le situe, e ora di nuovo Toro, sono fissati con Riga, oh, a loro Riga piace un cifro, però tutte le volte che ci vedono arrivare vedo che fanno brutto per andarsene, poi dopo non voglio rimanere troppo a Riga, insomma, come i bravi ospiti a un certo punto si levano dei coglioni, però questa volta mi sa che l'hanno preso in quel posto, eh già, purtroppo... Sarà lo schiaccione di Riga qua. Ehi là, salve. Qui è morta un po' di gente, mi sa. Qua non c'è stata una ritirata strategica. Qua c'è stata solo la devastazione alla fine. Ora, poi magari col senno di poi me lo dite. La mia idea era ovviamente quella di prendermi Odoyev per aver fuori dalle palle e finire quella missione là. Però noi dobbiamo anche prendere pezzi Lituania. Metti caso che un giorno fa su qualcosa con la Polonia che diventano davvero il Commonwealth. Vogliamo che abbia... meno territori possibili, che sia più debole possibile. Stavo pensando di fare paci separate, chiedere il fatto che loro non me lo danno così, quindi dovrei, mi sa, spingere un bel po' per far paci separate, oppure possiamo semplicemente andare con la situazione unica dove se io lo prendo loro dicono ok, se mi prendo gli Holonets dicono ok, e poi dopo posso prendermi anche qualcos'altro e fine. Questo probabilmente mi costerà un po' di più, non lo so. Analizzandola così, gli esperti di U4 sapranno darmi un'idea di quello che sarebbe potuto essere fatto meglio, ma che ovviamente non sarà. E parlo di pace, non parlo di gameplay, che quello tanto mi entra una parte, mi c'è l'altra, perché mi dimentico le cose. Quindi tant'è. Io vado avanti ancora un po', comunque, penso di fargli giù ancora un paio di castelli, giusto for fun. E poi dopo vediamo come chiuderla, perché non penso che alla fine questi qua riescano a fare qualcosa adesso, cioè capiamoci, stanno messi come il maiale. Può darsi, voglio dire, può darsi che riescano, però ho questa mezza idea che... Niente, devo prima andare giù quello lì, sennò posso passare di qua e andare a Vilinus, grazie mille. Non sto qua neanche ad ammorbarvi i coglioni. Quelli lì probabilmente verranno qua e avranno il castello. E sto giro non li posso portare. È un peccato perché era già lo 0%. Ed è sicuro che se li fanno. Quindi guarda, mi chiamo fuori. Passiamo l'offensiva verso nord noi, va. Meglio vivere oggi e combattere domani. Ci ho ponderato un attimo e secondo me questa è la situa migliore da fare. Poi magari non è neanche vero, però intanto perché cazzo perdo tutti sti soldi, lo sa solo Cristo. Comunque, meno 99% perché gli abbiamo preso la capitale, Vilinus è venuta giù. Quindi stavo pensando ciò, mi prendo gli Holonets, così togliamo, non so, mi sembra più piccolino e più chiuso dentro Novgorod. Lo lasciamo lì bello ancora a marcire nella sua cosa. Prendiamo Odoyev e poi richiedo che venga rilasciato Smolensk, che è un bel pezzo di terra. E secondo me a un certo punto possiamo anche pappettarcelo. Questo mi occupa il 100% della Peace Offer Value. E ci prendiamo anche ben una moneta. Un ducato e 407 centesimi, immagino. Secondo me è un buon... Perché gli fa perdere un grosso pezzo, io non devo corizzare più di tanto. Come ci sta? Magari poi mi mordo le palle da solo, però io vado. Eccolo qua. Pif, pif, pof, Smolensk, caro amico mio. Indipendenza che è una tipo a Muscovia. Ah, sei nelle mani del signore, sei.
Nelle mani del Signore, io ti dico. Consolidiamo quindi la Russia, ragazzi. Che cazzo succede? La Russia è divisa in piccoli principati deboli, nessuno di loro è degno. Beh, sì, praticamente abbiamo fatto adesso, tra l'altro, poi vi dico anche questa. Allora, quindi, abbiamo unificatore della Russia fino alla morte di Andrei Rurikovich, ci dà meno 3 di unrest e Montreal Autonomy meno 0,5. Fino a 10 province in Russia guadagnano 1 di manpower. Vai! Megaglioni! Buono! Buono! Abbiamo consolidato la Russia, anche se non siamo ancora Russia, dobbiamo arrivare a 10 di amministrazione, poi possiamo girare. Spero che aggiunga roba e non mi tolga la roba che già ho. Sto andando anche per terra delle chiese, se avete visto le ho già costruite tutte. Manca solo, siamo addirittura a 22, probabilmente per qualcosa che ho preso, forse, non lo so. E manca solo l'icona di... Oh! Adesso che abbiamo battuto la Lituania è sceso... Te, testa di cazzo, sei... Adesso mi assorbo... Allora, fermi tutti, dov'è assorbi cancro? Annex Vassal non possiamo, perché c'è quello. Allora, Prove Relation... Arriviamo a quello che c'è da arrivare, poi mi assorbo questo cancro qua, poi mi assorbo quell'altro cancro. Guarda Novgorod, che bello che... E tutto il resto, finalmente. Secondo me stiamo andando abbastanza benino. Allora, i tizi là si devono ritirare. Noi motobolliamo tutto. Dobbiamo andare a rientrare un attimino dei costi di tutta la situazione. Probabilmente devo anche togliere, magari da qualche parte qualcosa. Mi sembra di avere troppi forti e messi alla cazzo di cane. Comunque, risplitto il mio esercito dove dovrebbe stare. Torniamo a casa con Lessi e Gianfranchi e amici. Andiamo a Mosca, intanto questi qua. Inizio a farmi amico Rostov e poi inizio a ciuciarmelo, non lo so. E adesso faccio anche mente locale sul resto perché, allora, probabilmente dovremmo espandere anche l'esercito. Quanto è 2000 manpower? Yeah. Devo stare un po' fermo per questa storia di manpower perché non posso continuare. E comunque il Land Force Limit siamo lì. Tecnicamente adesso i soldi che avanzano potrei costruirci... Land Force Limit, ma non credo serva la Russia. Dobbiamo andare avanti con le nostre idee. Ho preso questa qua che c'è il 10% di manpower in True Fate Provinces. E poi appena riesco a prendere questo, secondo me iniziamo a convertire abbastanza più faster. Io però non so come si aggiunge, come aumenta questa roba qua, la Patriarch Authority. Devo andare a leggermi da qualche parte come si fa. Pensavo convertendo, ma o non ho ancora convertito un cazzo, che potrebbe essere. Oppure no, non convertendo, e allora vado a vedermelo. Comunque, le cose si mettono sempre meglio per noi, alla fine dei conti. L'unico problema che ho interiore sono gli ottomani, che ho sottovalutato leggermente all'inizio, ma secondo me sono abbastanza grossi, a differenza della Francia, che è una merda. E sono... Guarda Milano. Milano-Genova. Mai visto una roba del genere. E così... giunge alla fine anche il principato di Rostov, che viene integrato. Ce lo siamo pappati, altri 5 prestigio, che non ho più tanto perché ho diseredato lo stronzo. Sapete, no? Il ragazzino quello un po' rincoglionito che avevamo. Adesso non so chi c'è, non c'è nessuno. Boh, immagino che a un certo punto uno prima qua o aspetti che ne faccia fuori un altro, perché veramente era inguardabile, 1-2-0, cioè era la rovina di Mosca, era quel ragazzo. Io penso però che finisca qui la puntata, il 2 gennaio del 1497 finisce la puntata con la fine di Rostov, ci sta. In un prossimo futuro, tecnicamente, non lo so, lo vediamo la prossima puntata cosa facciamo, l'unica cosa che ci rimane però è Pskov da Magnace per avere anche questo 5 prestigio, 10, 100 diplomati in power, che carta igienica praticamente. Tant'è, signori, alla prossima!